Anche a Palermo è stata organizzata la Notte Europea dei Ricercatori, manifestazione giunta ormai alla decima edizione promossa dalla comunità europea con il fine di avvicinare la gente al mondo della scienza. Ogni anno in più di 300 città europee coinvolge migliaia di ricercatori e diversi istituti di ricerca. In particolare l'INAF, Osservatorio Astronomico di Palermo e Urania, hanno organizzato un evento con diversi momenti, tra cui gli interventi dell'astronomo Antonio Maggio sull'Anno Internazionale della Luce o quello di alcuni borsisti finanziati con i fondi sociali europei sul proprio percorso formativo. Al seguire, alcuni cortometraggi sulla mobilità sostenibile di Sicilia Ambiente e documentari film festival e diversi laboratori con bambini e adulti. La ricerca è sempre al pubblico. Ed è anche una cosa giusta, è giusto che noi ricercatori ogni tanto usciamo fuori dai nostri laboratori, dai nostri osservatori e incontriamo le persone per fare capire loro che tutto ciò che facciamo è importante, tutto ciò che facciamo è sicuramente interessante e ci avviciniamo alla gente, insomma, che è sicuramente incuriosita dall'astrofisica, dall'ingegneria e da tutte quante le scienze, insomma, di cui possiamo parlare. Cosa verrà presentato questa sera? Noi dell'Osservatorio Astronomico di Palermo presenteremo tutte quante le nostre attività di ricerca, ovviamente non tutte, anzi, un estratto di tutte le più importanti e le più recenti scoperte che abbiamo fatto, diciamo, negli ultimi anni. Sicuramente roba interessante che riguarda la ricerca di pianeti extrasolari, riguarda le supernove, l'esplosione di supernove, riguarda le regioni di formazione stellare, la fisica delle stelle e la fisica del Sole. Noi qui questa sera abbiamo diversi partecipanti, che in particolare oltre all'osservatorio abbiamo l'associazione Geode che si occupa della gestione del Museo di Mineralogia dell'Università di Palermo, abbiamo ARCA che è un incubatore di impresa che si occupa di quindi avviare al lavoro giovani in aziende che possibilmente sono competitive sul mercato nazionale e internazionale e altri soggetti. Tra gli altri abbiamo anche il Dipartimento di Architettura con progetti di biciclette di nuova concezione. Che è una mostra che è stata curata dal professor Inserillo e quindi sono tutte occasioni appunto per far conoscere degli aspetti di quello che si fa qui a Palermo. Ho approfittato dell'occasione anche per far conoscere l'esito, diciamo, la storia e l'esito di un progetto appunto finanziato dalla Regione con fondi del Fondo Sociale Europeo, per appunto la creazione di spin-off di ricerca, cioè di aziende innovative che partono dal know-how, dall'esperienza, di tecnologie o in qualche modo modalità di ricerca che sono state sviluppate appunto all'interno dell'università o di enti di ricerca e che vengono portate successivamente verso il mercato da aziende che nascono appunto con questo tipo di percorso.